Ciao, ciao, ciao Lorenzo, buona serata a tutti. Buona pallavolo a te, caro il mio Roberto. Come stai innanzitutto? Prima Bene, domanda, bene, d'obbligo. bene. Sai, perché sai, di questi Bene, bene, ci siamo tempi è una buona alzati, risposta, Roberto. tutto bene, noi abbiamo dato tutti, quindi chi prima e chi purtroppo dopo, comunque tutta la squadra è passata per il virus, quindi adesso mi auguro che non ci sia la ricaduta, ecco, visto che stanno dicendo che potrebbe essere ripreso, ovviamente in forma un po' più blanda, mi auguro. Di noi onestamente pochi sono stati quelli che sono stati colpiti abbastanza duramente, però c'è stato qualcuno che ha fatto fatica, ecco. Quindi adesso stiamo bene, siamo in salute, ci siamo rialzati stamattina dopo un knockout di ieri sera, bene, sorridendo perché la vita è questa. Guarda, innanzitutto ti salutano da Modena, grande coach. Se a Modena parlano bene di uno di Parma, vuol dire che hai lasciato un bellissimo ricordo, Robert? Partiamo da questo. Ma è un ricordo, credo che il ricordo sia, cioè, tra me e loro, cioè tra il pubblico e l'allenatore, è stato un rapporto molto bello, ma sono rimasti in ottimi rapporti anche con Katia, con tutto l'entourage, insomma, di Modena. È stato un anno complicato, dico complicato, basta. Poi dopo sono state prese delle decisioni che sono state prese, basta. Quindi va bene, rimane l'affetto, rimane la stima. E rimane la gioia di poter dire: sono stato dentro quel palazzetto con ancora il pubblico e dove sono state fatte delle partite straordinarie. Quindi è una gioia essere stato là, mi ha dato la possibilità poi dopo di fare altre scelte professionali. Quindi è sempre un ringraziamento. Insomma, Roberto, fai un lavoro, prima ne parlavamo un po' anche con Jacopo che ti ha appena salutato, è il lavoro dell'incertezza il tuo, cioè vai in un posto, ci stai, stai benissimo, poi dopo le cose possono andare male, vai in un altro posto, puoi tornare, insomma, è la tua vita, è il tuo lavoro, è normale che sia così, Roberto, da un certo punto di vista. Sì, è la storia degli allenatori, insomma. Io mi ricordo un grande insegnamento che mi diede Daniele Bagnoli, uno dei miei tanti mentori, no? E il quale disse una volta: ricordati, Roby, che l'allenatore è sempre solo. Perché alla fine quando devi prendere la decisione la devi prendere tu. Può essere giusta, può essere sbagliata, no? E sei da solo. E dopo fai le decisioni che non sono soltanto le decisioni di un anno, di un giorno, ma sono di una stagione, di un contratto di 2 anni per andare a Modena, perché è giusto fare così, starci solo 6 mesi. E poi dopo, ripeto, il nostro è un mestiere bellissimo, del quale sono innamorato, altrimenti non lo farei, però con tanti pro e tanti contro, come tutti i mestieri del mondo. Normale. Allora, prima ti salutano anche tutti i tifosi di Milano, qui Roberto Casadei, grande appassionato di pallavolo, competente di pallavolo, di quella Supercoppa, aggiungo io, che hai vinto a Modena, è tutta farina del tuo sacco. Devo dire che tu c'eri, abbiamo condiviso fra l'altro una serata meravigliosa, indimenticabile per chi ama la pallavolo, non solo per chi ama la pallavolo modenese, ricorderai quella festa dei 50 anni della pallavolo gialloblu. Assolutamente. Insomma, devo dirti, mi vengono ancora i brividi perché pensare per un'occasione di quel tipo lì, Palasport, come ricorderai, gremito in ordine di pubblico, dappertutto. Sì. E siamo rimasti Poi lì c'era forse ancora quattro Andrea ore. Nini, Poi che c'era Andrea insomma, Nannini che ti ricordi, l'ho fatto rimanere dai. sul palco perché già era claudicante. Siamo rimasti lì 4 ore. Cioè, devo dire che è un posto veramente particolare dove vivere la pallavolo nel mondo, non solo in Italia. Concordo, Perciò hai concordo. detto bene, quando entri lì te lo ricordi per tutta la vita da Beh, protagonista. l'hanno chiamato il Tempio non a caso, no? Lo continuano a chiamare il Tempio. È ovvio che quest'anno senza il pubblico è un qualcosa di particolare. Però l'aria che si respira là dentro la si respira in pochissimi palazzetti nel resto del mondo, ecco. Allora, parliamo adesso, cioè, Roberto, noi non abbiamo concordato nulla, come sempre facciamo, noi chiacchieriamo tranquillissimamente, zigzaghiamo tra qua e là. Visto che hai parlato di Modena, stiamo parlando di No, Modena, beh. ti faccio ricordare anche di Parma, che è la tua città. Quanto manca Parma alla pallavolo italiana? Tanto, secondo me tanto per quello che ha dato in passato, per quella che è la storia di Parma, per quello che è stato il primo allenatore della nazionale italiana, no? Renzo Del Chicca. Insomma, manca perché quando ero a Treviso mi prendevano in giro, no? Mi dicevano tu sei l'università.
Nella realtà non è così, però da Parma sono usciti tantissimi, tantissimi giocatori, dirigenti, fior di dirigenti che hanno fatto poi la storia della pallavolo italiana, perlomeno, e quindi un dirigente straordinario come Roberto Ghiretti, prima di Roberto Ghiretti Aristo Isola, che ha contribuito a far venire in Italia un certo Julio Velasco, no? Dai, insomma, io credo che ci sia veramente, ci sarebbe bisogno ancora di un rientro di Parma, ma credo che non siano ancora giusti i tempi. Tutto qua. Poi dopo a Parma mi lega ovviamente il primo dei mentori, dopo Franco Del Chicca, che è Bebeto, che è l'anniversario di morte 2 giorni fa, purtroppo. E se non ci fosse stato lui, probabilmente io questo mestiere non l'avrei fatto. Ecco, quindi. Ah, no, l'avrei fatto perché Claudio Piazza mi aveva indirizzato. Il merito è di Claudio sicuramente e di Bebeto che ha creduto in me quando è stato il momento di cambiare Flavio Gulinelli che è tornato ad Asti per problemi personali. Ecco. Che salutiamo ovviamente con grande affetto Certo. e amicizia. Mi piace fare questi excursus nella storia del nostro sport, perché tanti momenti li abbiamo tra l'altro condivisi. Veniamo all'attualità. Ti dicono resta a Milano per piacere. Assolutamente sì, Bene, assolutamente. avete già avuto la prima tranquillizzazione. Vai, Ma resti a lo Milano, ti dirà faccio una domanda. Resti a allora, Milano? io dico assolutamente, poi sarà il presidente a dire quello che dovrà. Però sì, ma non c'è mai stato modo di pensare che Roberto Piazza potesse andarsene da Milano. Perciò, È ragazzi. nata una cosa strana in un momento particolare, no? Alcuni dicono grazie, alcuni no, non lo so, ma la domanda non deve essere fatta a me, no? Grazie al fatto che Giangio è voluto andare a Modena, giustamente, non lo so se giustamente, però dico, Giangio ha fatto il passo per tornare a Modena e si è aperta la panchina di Milano e il presidente mi ha chiamato, io ero via con la nazionale olandese, quindi mi è arrivata una telefonata e da lì è nato qualcosa che secondo me può diventare qualcosa di importante. Allora, sono già 4 volte che lo scrivo, non è che non vogliamo rispondere, ragazzi, cioè noi cerchiamo di chiacchierare un po' di tutto. Arriviamo anche qui, ovviamente, alla partita di ieri, però sono 4 volte che lo introduco un argomento. Punto rubato ieri da Perugia, mister cosa dice? È la quarta domanda, perciò. Credo che l'abbiano visto tutti, quindi non c'è niente di male se dico non è un punto rubato da Perugia, è un punto sbagliato degli arbitri. Un errore grave arbitrale, doppio errore perché nel momento in cui c'è la tecnologia, bisogna avvalersi della tecnologia, era possibile capirlo subito, però fa parte del passato, quindi ormai resettiamo, cancelliamo, e andiamo avanti. Poi dopo dà Cosa è successo, fastidio. Roby? Cosa è successo ieri? È successo No, che no, c'è no, no, al di là stata. dell'episodio specifico, di quello che vuoi della partita anche di ieri, è stato espulso, No, cosa è successo? ieri è stata una partita botte da Orbi come gara 1, dove tutte e due le squadre hanno giocato a viso aperto. Secondo me è stata una partita bellissima anche ieri. Dico solo che nel secondo set noi potevamo fare qualcosina meglio, ma se vado a recriminare sul mio secondo set, Perugia deve recriminare sul quarto di gara 1, no? Quindi ognuno guarda al suo bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, che sia si voglia. Io preferisco sempre dire mezzo pieno. Dico che è stata una grande partita, peccato quell'episodio perché ha condizionato la partita comunque, nel bene e nel male, no? L'allenatore non conta assolutamente niente in gara, sono il primo che asserisce questo perché i giocatori sanno quello che devono fare, però è diverso essere presenti e non esserlo tutto là. Quante volte eri stato espulso, Roberto? Mai, la prima in 31 anni ci sarà un perché. No, appunto, perché non mi ricordavo, cioè, devo dire che in panchina, insomma, ti conosco da quando hai debuttato da secondo ragazzino, sei caldo, però voglio dire, non ti ho mai visto dare un'escandescenza. Posso chiederti di Non parlare ho visto la d'alto, partita no? Nel ieri, Roby. senso che le proteste ci stanno, ma secondo di come uno protesta, gli arbitri devono capire che probabilmente è stato fatto un errore. Lo possono capire e lo devono capire. A volte non vogliono capirlo o per supponenza o per incapacità. Tutto là. Ieri sera era talmente evidente la cosa che non poteva passare inosservata. Purtroppo,
quando ti tolgono un punto in un momento così importante, hai due strade da percorrere. Una, non protesti e perdi il punto e sai che è tuo. L'altra, protesti, come? In maniera un po' o un po' meno animosa, ma dando, senza mai ovviamente insultare, ma semplicemente facendo presente come sono andate le cose, tutto là. Poi, a me piace protestare, sì, una volta in una partita, non sono l'allenatore che sta di fianco all'arbitro sempre, non vi dico il numero di messaggi che ho ricevuto oggi da tutte le parti del mondo, dal Brasile all'Argentina, al Giappone, alla Francia, alla Polonia, alla Russia, dicendo ma no, com'è possibile? È possibile, è andata così, basta. Adesso però la cosa importante è che giochiamo domenica gara 3, che sarà un'altra partita incredibile, e che domani, postdomani invece abbiamo una finale di Challenge Cup contro lo Zirat, che sarà una partita molto complicata. Loro sono una squadra agguerrita, una squadra farcita di giocatori importanti, stranieri principalmente, più un palleggiatore che è straordinario, che è Exi, che ha vissuto una vita al Fenerbahce e poi dopo ha fatto altre esperienze, vedi anche il campionato russo, per cui una squadra che non ha niente da invidiare alle squadre italiane, ecco. Quindi dovremo stare molto attenti e molto focalizzati su quella che è la partita di mercoledì sera. Allenata la squadra di Ankara da Gianpaolo Medei, perciò c'è una sfida ovviamente tra gli italiani. Preparatore atletico Chitolini, dai, insomma, c'è un po' d'Italia, c'è un po' d'Italia. Ma dai. C'è sempre un po' d'Italia. Pensa che gioca la Van Garderen, che ha giocato in Italia fino all'anno scorso, per cui è una squadra veramente molto, molto, molto pericolosa. Ora, andata mercoledì 19 e ritorno mercoledì prossimo. Visto che stiamo parlando di pallavolo internazionale, prima mi ha scritto, coach, speriamo che tu sia il primo a portare lo scudetto a Milano in tempi brevi, però prima c'è questa challenge, cioè sarebbe già un risultato molto importante. Allora, intanto facciamo un passo alla volta, bravo Lorenzo, un passo alla volta, no? Allora, adesso siamo in finale di challenge, prepariamocela, godiamocela, viviamola nel migliore dei modi, perché è una partita, sarà una finale complicatissima, ripeto, anche perché la gara di ritorno con eventuale golden set è in casa turca e mamma lì turchi, bisogna starci attenti. Per cui io mi fermo alla challenge, quella è la manifestazione che stiamo giocando, nella quale siamo in finale, per cui concrete possibilità 50-50 di portare a casa una manifestazione quest'anno. L'anno scorso sarebbe riuscita, sono sincero, ma perché la squadra più importante, che era lo Xavier, cioè una squadra polacca, era stata eliminata all'inizio perché aveva disputato due bruttissime partite. E quest'anno invece le squadre forti sono ancora lì, cioè lo Zirat è lì, giustamente. Allora, qua c'è una domanda e rispondo io, permettimi. Quali giocatori rubereste a Perugia per gara 3? Leon. Perciò andiamo. Ma io non... No, nessuno. No? Nessuno. Gioca a te. Ma nessuno perché... altrimenti se possiamo rubare un giocatore non vale, non lo puoi fare, quindi è un anno che abbiamo allenato con questa squadra, con questo sestetto, anzi si è aggiunto poi Tino Ornau, giocatore di esperienza, ci stiamo allenando con diverse problematiche dopo il Covid e credo che i miei giocatori meritino quello che stanno facendo, mi stanno dando delle gioie straordinarie. È ovvio che possiamo fare ancora qualcosa di meglio e quindi lo facciamo vedere in queste due partite. Ma ti dico sì, Barbara ti dice bravo, perciò ogni commento mi pare superfluo. Abbiamo parlato un po' di pallavolo internazionale e poi ti chiedo una cosettina anche della Champions. Sei stato in Polonia, sei stato in Russia. Quanto ti ha arricchito questa bellissima parentesi all'estero? Prima abbiamo sentito Jacopo che parlava della Turchia, parlava di Parigi. No, l'ho sentito, l'ho seguito, Iappi. Culturale, personale. Sai, sono delle esperienze... Che meraviglia. Vorrei darti qualche riferimento, no? Che magari è un riferimento un po' così, di un certo Sergio Marchionne, che nessuno ne parla più e non so il perché, il quale disse... Usciamo dai nostri confini e andiamo a confrontarci con quella che è la vita reale fuori dal nostro paese. E non tutti ne hanno la possibilità e la fortuna. Io sono stato straordinariamente fortunato
Nel momento in cui Lannuti ha chiuso, c'è stata la possibilità, una chiamata, perché Lollo Bernardi è andato ad allenare l'Albank e si è liberata la partita della panchina di Yashembe. Prima ancora ero andato con Daniele Bagnoli in Russia, e quindi sono tutte esperienze che formano, che ti fanno capire che non c'è un solo modo di vedere le cose, ma le cose si possono vedere da più prospettive. E non è detto che il nostro modo di pensare sia unico e sia quello giusto. A volte ci si scontra con tante altre realtà, a volte si scopre che effettivamente si sta molto meglio in Italia rispetto che all'estero per tante piccole cose o per tante grandi cose. Ad esempio la sanità, che nessuno ne parla, tutti ce l'hanno contro la sanità italiana. Poi dico, provate ad andare all'estero a vedere quello che succede e vi rendete conto che forse è meglio tornare indietro. Però la gente fin tanto che non vede non crede, no? C'è un po' la sindrome di San Tommaso. E allora dico, mi ha arricchito tantissimo, mi ha arricchito perché intanto mi ha fatto imparare un po' meglio l'inglese, non che io lo parli bene, ma in questo momento lo capisco alla perfezione e non ho problemi a sostenere dei colloqui, dei dialoghi con i ragazzi. La Russia mi ha fatto imparare il russo, quindi poche robe, ma insomma qualche conversazione si riesce a fare, quindi mi ha arricchito. Hai parlato di Yashembe Poi sono stato a Skra. è stato Skra. Allora, ha perso la finale di Coppa, la squadra di Gardini, l'attuale, ha perso la Sì, la finale di squadra Coppa di Polonia di con lo Coppa Zaxa, contro lo Zaxa di Tony Uttì, di Görbic. Nicola Görbic, di Allora, Kaczmarek, di giocatori importanti. molto. Zaxa, Zenit, Kazan, la semifinale di Champions, andata giovedì, mercoledì prossimo il ritorno, l'altra è una semifinale tutta italiana. Trento-Perugia, andata giovedì alle 19, ritorno mercoledì prossimo 20:30 in terra umbra. Sì. Chi vince va alle Super Finals il 1 maggio, sabato 1 maggio a Verona. 4 milioni 8 di montepremi, ai vincitori 500.000 euro, ai secondi 250.000. Che vedi in Sì. Champions? Ma in Champions, sai, gli equilibri sono molto sottili, molto sottili. Sono squadre molto toste, tutte quante. Vedo da una parte un po' più di vantaggio Zenit, perché ha dei veri e propri bombardieri nei ruoli cardine, mi riferisco a Engapet, a Bednosh e a Mikhailov. Pensa quanto sono fortunato, sono riuscito ad allenarli tutti e tre, in un modo o nell'altro. Mentre invece, dall'altra parte, sì, bei bombardieri, ma non di quel livello. Per contro, però, l'arma in più di Zaxa, il palleggiatore, che è straordinario, Tony Uttì. Vedo però Kazan in leggero vantaggio, mentre invece la sfida tra Perugia e Trento è una sfida da pari e patta e saranno botte da orbi, come tutte le partite del campionato italiano, in particolar modo due delle tre squadre più importanti che noi abbiamo nel nostro campionato. Voi ragazzi commentate, dite quello che volete, noi seguiamo un filo logico di un certo tipo, cioè non c'è un filo logico, quello che ci viene raccontiamo, perciò qualche spunto ce lo date, qualcuno passa, qua applaudono Ishikawa, High School, cuoricini, cuoricini, chiede Paolo Tardio che è il tuo bravissimo PR della Power Volley Alliance No, il Milano. greco non l'ho imparato, ecco, non Era l'ho quella la imparato. domanda. Sapevo che Paolo poteva fare una domanda del genere. Il greco no. No, il Greco. greco no. Il greco no. Occhi, ecco, no. Basta, l'unica cosa che posso aver imparato. Guarda, Perché anche il sono greco è strano, abitudini. no? Perché ti dice né e sì. Com'è? Né e sì. E occhi e no, no? Capisci che. Però, insomma, no, il greco è stato anche lì esperienza straordinaria. Prima o poi ci tornerò in quel campionato. Spero di avere la fortuna di tornarci, ecco. Ma sì, guarda che hai fatto una vita bellissima, però una carriera bellissima, Roberto. Giorgio De Toni ti saluta, presidente dell'AIP. Lo Grande salutiamo, tonno, lo grande salutiamo, tonno. nonno. Tra l'altro siamo contenti, una sera abbiamo fatto una chiacchierata con lui. La settimana successiva la chiacchierata con Massimo Righi. Grazie a questa chiacchierata abbiamo propiziato l'incontro ufficiale, Robby, perciò siamo molto contenti di questo. Lo spunto politicamente me lo offro proprio tonno. Chi eri candidato per il Consiglio federale in quota tecnici, poi hai ritirato la Oh. candidatura all'ultimo momento. Spiegami, aiutami a capire. Non C'è so nulla, non so stato nulla. una. Sai che l'Italia, la politica conta ancora, no? Ecco,
Per cui ci sono state delle soffiate, mi hanno legato praticamente al carro dei Lombardi, dove nella realtà io sono veneto, perché la mia candidatura, io avendo la residenza in Veneto e di conseguenza sono sotto la FIPAV di Treviso Belluno, però Salutiamo visto che Michele De Conti. sono, Salutiamo salutiamo Michele De Michele De Conti. Conti, che tra l'altro l'ho informato ovviamente appena prima che accadesse la cosa, del mio ritiro, non l'avevo neanche informato della mia candidatura, tanto per dirti. E quando ho saputo che insomma c'erano già troppe persone della Lombardia e che il mio nome non sarebbe andato avanti perché sarebbe stato l'ostruzionismo, a quel punto ho detto è meglio che i voti non vadano dispersi, e mi auguravo che potesse prendere il posto un tecnico vero, cosa che invece non è successa. Per cui non so, è come dire vai a fare il pilota a uno che guida gli autobus, pilota però di aerei, no? Dico, boh, si è dato una patente, bravo, no? Però non guida gli autobus. E questa è Tutto là. politica. Guarda, allora lunedì Questa è pomeriggio. solo politica, non è solo politica. Aggiungiamo No, anche il no, no. rafforzativo, grazie. Tu che parli bene italiano e che hai studiato, io invece molto meno. Lunedì prossimo, non quello che viene, quello successivo, ci sarà con noi Manfredi. Mi segno una domanda e giuro che gliela faccio, perché sai che poi. Prova a dirgli, Ah, gliela faccio, giuro che gliela ma faccio, giuro che gliela così, ma faccio. tanto non Quindi, è, cambia non c'è niente, non cambia niente. niente. Non cambia niente, non cambia, però tanto, poi dopo, poi sai, Qualcosa chiacchierando, uno può dire quello che bisogna vuole. cominciare a cambiare qualcosa. Se vogliamo fare qualcosa di buono, anche cambiare è importante. Sai, Eh? Io Robby, parlo già dal livello di politica, siamo l'unico paese che rimane con le stesse persone negli stessi posti. L'unico. beh, adesso abbiamo un Boh. nuovo sottosegretario dello sport, a qualche po'. Fare quel lavoro lì è un'altra roba, perciò adesso Certo, vediamo, facciamo il tifo ovviamente, che sappia assolutamente. coniugare bene il concetto dello sport di vertice e dello sport di base, difficilissimo Roberto, difficili, Molto, con molto problemi complicato. diametralmente opposti, però allora, Lorenzo ti prego dimmi se in gara 3 il mister sarà in panca, lo chiedo a lui, come Ma funziona? Si paga oggi con è arrivata l'ammenda? Com'è? Dai. la squalifica di una giornata. Si Pensi paga. alle cose strane, no? Cioè, uno c'ha ragione, cioè ti fregano il punto, è provata la cosa e siccome non puoi dire che hanno torto gli arbitri, quindi vieni anche espulso, giustamente gli dice l'arbitro, ma tu espelli me perché hai torto te, quindi c'è qualcosa che no, Italia. E alla fine però pare che abbiano dato solo una giornata, fortunatamente, quindi si potrà pagare la sanzione, Vale. cioè io devo pagare pur avendo ragione, va bene, deve pagare, è la società che dovrà pagare per permettermi di andare in panchina domenica a Perugia. Perciò la risposta è vai in panchina. Ecco, insomma, però, Ma nel non ho senso che ancora queste parlato col chiacchierate presidente, sono. mi auguro che lì ci veniamo incontro. Ora, queste chiacchierate, ragazzi, sono senza veli, non sono sponsorizzate, non c'è niente di predeterminato. Non sono politicamente corrette, No. cioè ci diciamo tutto quello che uno pensa con grande serenità, perciò Certo. lo stiamo facendo. Caro Roberto, dimmi la tua vita senza la pallavolo, cosa sarebbe stata? Oh, credo Da sarei quando ti stato un. conosco, io ti conosco sempre pallavolista, Credo che sarei giocatore, stato. Ma la allenatore. pallavolo, infatti, uno dei motivi per i quali mi ero candidato è anche quello, no? Perché è la pallavolo che mi ha fatto crescere. Altrimenti, non so onestamente che strada avrei percorso. Un po' perché voglia di andare a scuola non ne avevo, un po' perché poi dopo mi sono diplomato, fuori discussione, però nelle serali facendo altri percorsi, quando già ero bello, un bel po' più maturo. Onestamente non avrei idea di cosa avrei fatto, perché la pallavolo dopo, incontrando Franco Del Chicca alle medie, è stata una passione, è come se mi avessero inoculato il virus e adesso ce l'ho addosso, quindi. A meno che non me lo tolgano, non ci posso fare niente. Quindi non oso pensare cosa sarebbe stata senza, perché non ci ho mai pensato. È da 16 anni, da quando avevo 16 anni, che ho deciso di fare allenatore. E l'ho deciso che avevo 16 anni, che ancora non giocavo a causa di un incidente in quel periodo.
Però dopo si è verificato quello che avevo sognato, desiderato, quindi sono diventato allenatore. Adesso vediamo. Non posso darti una risposta, non la so, Lorenzo. Allora, devo dire che in questo caso è un virus positivo, che è il virus della pallavolite acuta, perché di questi Mamma tempi bisogna mia. specificare, caro Robert, e vi assicuro che questo virus ce l'abbiamo in alcuni, Allora, non si guarisce, ti non faccio si una guarisce. confidenza. Il mio primo professore, l'ho già detto, no? Franco Del Chicca, mi chiama dopo ogni partita per sapere com'è andata, quali sono le cose che secondo me potevano andare meglio. Spiegami un po', no? 82 anni e ancora allena. Quindi se mi ha attaccato quel virus lì, io mi auguro di campare fino a 100, magari non fino a 100, ma fino a 90 anni, se non divento rimbambito completamente, forse riuscirò ad allenare. Ciao, grande Franco, ti saluto anch'io con Eh grande sì. affetto e simpatia e amicizia. Figlio di Renzo, ricordiamolo, Figlio di Renzo, cosa voglio dire? esattamente. E parliamo di una fucina che era il liceo Romagnosi, fucina di grandi campioni, anche poi d'azzurro vestiti, perciò i tre padri storici Assolutamente. della pallavolo, Del Chicca, Anderlini, Costa, questi sono i tre sui quali voi avete edificato il monumento della pallavolo italiana, Del Chicca Parmigiano, Anderlini Modenese e Costa, Costa qui di installato Ravenna. il palasport, il vecchio palasport Esattamente. di Ravenna. Ascolta, Roby, mi dici qualcosa? Allora, tre o quattro cose prima di chiudere, io e te possiamo andare avanti fino a domani mattina, ma poi ci torniamo presto. Allora, bolla di VNL, cosa ne pensi? A Sì. Rimini, un mese ad alta intensità Allora, pallavolistica, chi viene con te? da una parte è un premio all'organizzazione italiana, credo. Se viene data, al di là del livello economico, viene data anche per stima, perché sanno che in Italia le cose vengono fatte in un certo modo. Dall'altra è un grande rischio, perché se ci nascondiamo dietro un dito non andiamo da nessuna parte. È un grande rischio perché avete visto quello che è successo semplicemente alla finale di Coppa Italia adesso. Quindi non è che devo raccontare la favola dell'orso, è semplicemente una cosa oggettiva, è un rischio riunire tante persone nello stesso posto. Ovvio, verranno tutti tamponati, se, certo, si dice tutto, ma poi prima o poi qualcuno ci cade. Fin tanto che non siamo tutti vaccinati, c'è poco da fare. Quindi la soddisfazione massima è perché viene riconosciuta in questo modo, secondo me, all'Italia, la capacità organizzativa e anche la capacità gestionale a livello sanitario, che non è una cosa da poco. Non sono tanti i paesi che avrebbero potuto organizzare una roba del genere. Per cui molto bene, la guarderemo ovviamente in diretta streaming e basta. Poi dopo io non so se la guarderò perché dipende da dove sarò, ma comunque felice. Cioè? No, e beh, l'Olanda è sempre lì, cioè non è che io sono sempre allenatore dell'Olanda, anche in estate abbiamo la Cosa qualificazione fate? Cosa fate? all'Europeo. Noi Scusami, faremo la qualificazione scusami. all'Europeo. Scusa Roberto, parentesi, Ah. perché qua c'è il dottor Biondini, che è un amico, grande appassionato di pallavolo di Modena, Aspetta, mi aspetta, dice aspetta, che adesso facciamo così. la situazione è critica dal punto di vista sanitario. Ciao Diego, tra l'altro la notizia di oggi, insomma, devo dire che parlava prima Roberto Piazza di vaccinazioni, la notizia di oggi che hanno ritirato, sospeso per il momento la distribuzione di uno dei vaccini, un po' ci fa tremare sicuramente. Roberto, ti abbiamo perso, io stavo parlando perché vedo che un po' la connessione tua è un po' andata così. Vediamo se sei tornato, Roby. Ci sei? Non ti sento più, Roby. Hai cambiato qualcosa? Non so cosa hai cambiato, però non ti sento più. Roberto è sparito. Mi senti, Roberto? È successo qualcosa? Non ti sento più, Roby. È successo qualcosa. Roby, prova ad uscire e a rientrare, Roby. Se mi senti. Perché non ti sento. Non ti sento più. Vediamo se si ripristina la connessione con Roberto. Ha cambiato una cosa, non ho capito cosa è successo. Togli gli auricolari, Roby, dice Paolo. Ah, ha messo gli auricolari.
No, c'è Paolo Tardio che ti suggerisce di togliere gli auricolari, Roby. Eccoci, qua, Roby. Vediamo. Vai senza. Vediamo un po'. Se riusciamo. Devi togliere. Ci sei, Roberto? Adesso ti Adesso sono sento. perfetti. Però. Mi senti adesso, Roberto? Benissimo, benissimo. Non ti Adesso mi hanno scritto, sento. devo pagare la voce. Ah, Io ti sento ok, adesso sì. benissimo. Benissimo, a posto, Roberto. Solo un problema di. Adesso ti sento bene, proseguiamo così. Ne ho approfittato Ah, per ma dire, anch'io, insomma, anch'io. qualcosa di. In termini sanitari, torniamo un pochettino al discorso delle nazionali, perché vorrei sapere cosa ne pensi tu della nazionale italiana in Sì. prospettiva olimpica. Beh, nazionale in prospettiva Dopo parliamo, olimpica è una e squadra. poi vai avanti con l'Olanda, di quello che vuoi. No, allora, la nazionale in prospettiva olimpica è una squadra sicuramente, come ha detto anche Jappi da podio, sicuramente. Sono d'accordo, nel senso che No, mi è piaciuto che hai potrà. detto Jappi da podio, sembrava lui da podio, Jappi da podio. Come ha detto Jappi, virgola, è da podio. No, scherzo. Allora, Jappi è da podio comunque perché l'abnegazione che lui mette in quello che fa è straordinaria, quindi è un numero uno. E mi riallaccio a quello che di cui avete parlato prima, no? Sul fatto che lui è normodotato. Sì, no, non è un normodotato perché qui ha qualcosa di straordinario, Jappi. Questo gli va riconosciuto. Dedizione, abnegazione, proprio voglia di arrivare fino in fondo alle cose. Nazionale italiana è una squadra che può giocare con diversi moduli e non tutti, secondo me, lo potranno fare. Per cui questa è una cosa che non hanno in tante nazionali, a parte l'intercambiabilità dei ruoli proprio, ma di giocatori importanti. Ecco, la Polonia c'è una squadra con diverse potenzialità, giocatori molto forti, ma non vedo l'intercambiabilità dei ruoli che ha l'Italia. Per cui per me l'Italia è un'Italia sicuramente da podio. Olanda? E Ah, scusa, l'Olanda un Polonia po' c'ha meno. Leone, eh? Roby, Polonia c'ha anche Leone. Ho capito, ma da solo voglio dire, hanno Sì, vinto e hanno vero. perso con Sì, vero. Leon, senza Leon, altrimenti non mi spiego, hanno vinto il mondiale, ma hanno perso Sì. l'europeo, no? Eppure il mondiale e l'europeo no, Senza Leone. Mondiale senza dico bene, Leone. mondiale senza, l'europeo con, però, È strano. dico, Olanda? non è Olanda? l'Olanda da podio, non lo so. Sono sincero, All'Olimpiade no, per quest'anno. dobbiamo giocare la qualificazione all'Europeo in Croazia e in Olanda contro Croazia e Svezia e subito dopo la finale di Champions League e poi dopo abbiamo la Golden League che è questa manifestazione europea, diciamo continentale, per accedere in un secondo momento alla WNL. E vediamo come affrontarla. Siamo in un ricambio generazionale. Ci servono sicuramente dei giocatori chiave nel ruolo di palleggiatore. Abbiamo dei giocatori tosti che sono ovviamente il Mirab Delaziz, ma c'è anche Wouter Termat come opposto. Adesso sto giocando opposto benissimo. Thijs Terhorst, però non è che possiamo farli giocare tutti opposto, no? Cioè, uno è opposto, gli altri devono ricevere, attaccare e scannellare, insomma. Per cui vediamo, stiamo facendo un cambio, dai, qualcosa di nuovo. Allora, Nimir, perché sei in questo mondo un po' strano dove siamo tutti relegati in casa più o meno, però dove siamo tutti Certo. collegati e collegabili. Nimir ha scritto subito: ciao coach, ma non hai fiducia? Rispondi tu. Ma non ho fiducia in cosa? Per la Nell'Olanda, nella qualificazione? Ah no, ma nazionale. nell'Olanda certo che ho fiducia, Nimir, tu lo sai molto bene, noi abbiamo un direttore generale che è tosto tosto. Quindi vedrai che prima o poi qualcosa di buono faremo. Lui sta facendo il furbetto, ma vedrai che prima o poi dopo ti Ascolta, torna Roby, indietro. per piacere, siccome sono abbastanza datato, io qualcosa dell'Olanda ricordo in passato, perciò per piacere, mi raccomando, No, 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 ma no, no, tocca aspetta. bene, Allora, però, il problema è che, continui. anche loro continuano a ricordare quegli anni lì. Ah. Solo che l'Italia è andata avanti, capito? E loro continuano a ricordare gli anni che furono, no, perché siamo stati bravi qua, perché il passato
Noi abbiamo vinto gara 1 a Perugia, abbiamo perso ieri sera. Cioè, quello è il passato. Il passato è domani. Domani dobbiamo giocare, dai. Allora, Nimir ha scatenato col suo intervento un mucchio di messaggi. Ricordo, fra l'altro, che gli europei quest'anno sono in Polonia, Cechia, Estonia e Finlandia dall'1 al 19 di settembre. Vedremo un po' quello Esattamente. che accadrà. L'ultima cosa su questi playoff, Roby. Allora, Lube Modena 3-0 gara Ovviamente 1 non per... parliamo di Perugia Milano, di quella non No, ne vabbè. parliamo. L'hai già detto, andiamo, andiamo. Boh, Sì, bravo, andiamo secondo te avanti. cosa siete? Siete 1-1, amico mio. Siamo Secondo voi 1-1, cosa potete uno fare deve se andare voi che a Perugia? due e uno deve andare a uno, deve rimanere a uno, Si no? giocano tre partite, siete 3 solo 1-1. 3. Di te non vi faccio neanche parlare, però. Allora, No, beh, Civitanova vado, Modena, 1-1 grazie. per Lube. Trento è andata in semifinale e affronterà la vincente di Civitanova Modena, Monzavivo 1-1. Bei playoff, diceva anche Monzavivo Iacopino. 1-1, allora è un playoff straordinario, credo che il Covid abbia contribuito a questa regolarità, diciamo. Chi come noi l'ha fatto in un momento, tra virgolette, sbagliato, ha perso un sacco di punti per strada. Chi invece l'ha fatto in un momento giusto ne ha persi pochissimi. Quest'anno è un campionato molto strano a livello di ranking. Parlo della regular season, è stato secondo me falsato in maniera importante. Adesso però le squadre che sono a fare il playoff se lo stanno contendendo al 100%. Vibo Monza è di sicuro il quarto più equilibrato che si potesse immaginare all'inizio. Tutti e due hanno fatto valere il fattore campo, anche se all'andata Monza aveva fatto molto bene in casa sua, Vibo ha fatto molto bene in casa sua, cioè sono due squadre che hanno giocato benissimo in casa. Adesso è la partita della verità. Un pelo avanti, continuo a vedere Monza, perché in casa è una squadra quadrata, sarà una partita molto delicata. Io dico 55 Monza e 45 Vibo. Ora, Per quanto Robby, io concerne ti ringrazio. invece Modena, perché non abbiamo, cioè Modena in casa, Sì. chiedere a Perugia è molto pericolosa. Per cui Civitanova dovrà ripetere una partita straordinaria, ha gli interpreti per farlo, ma dovrà ripetere una partita straordinaria per domani. Ora, Robby, io ti ringrazio molto di questa bella chiacchierata, come sempre insegna della serenità, della sincerità. E visto che è saltato fuori spesso la parola scudetto tricolore relativa a Milano, io ti chiedo quando vincerai, tu che ne hai assaporati tanti a Treviso di scudetti, quando vincerai il primo scudetto da capo allenatore, Roby, in Italia? Ah, in Italia, sei corretto, In meno Italia, male. in Italia, io parlo dell'Italia. In Italia non lo so perché si devono sposare tante cose, eh. Non basta un Lo ingrediente, so. ne servono diversi. Per cui bisogna vedere, è per quello che ho detto prima, abbiamo iniziato un percorso 2 anni fa e lo possiamo portare avanti adesso spero, mi auguro, ma è la volontà anche di Lucio di portare a casa qualcosa di importante in futuro. E prima abbiamo parlato appunto, no? La prima è la Coppa Challenge che incontriamo, ma che andiamo ad affrontare da mercoledì. E per quanto riguarda lo scudetto, credo che Lucio ha fatto una bellissima intervista un paio di settimane fa sul Giorno, dove dice: sì, lo scudetto sì, però c'è bisogno che qualcuno arrivi anche a dare la mano. Ecco. Per cui serve qualche investitore, che in questo momento di epoca Covid non è così semplice poter trovare. Ma Milano è Milano, quindi secondo me lavorando bene possiamo arrivare a qualcosa di importante. E poi dopo un tassello alla volta e il mosaico si può fare. Roby, grazie, un abbraccio grande, in bocca al lupo per tutto, salutami tanto Buona serata a Lucio. tutti. Ciao Roby, Senz'altro, mancherò. grazie, grazie, veramente Saluti, grande, ciao a grande tutti. affetto. Grazie, buona pallavolo.